aumentare la tracciabilità ed il controllo nelle procedure per la messa in opera dei diversi investimenti e finanziamenti ottenuti attraverso il PNRR. A tale scopo, il Comune di Frosinone ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza del Capoluogo hanno sottoscritto un protocollo d'intesa. A sottoscrivere il documento il sindaco Riccardo Mastrangeli ed il colonnello Cosimo Tripoli, comandante provinciale della Finanza. È importantissimo tra le tante attività che il Corpo deve svolgere ogni anno per quest'anno e per il prossimo, è sicuramente il PNRR è sicuramente una priorità. Su questo tema il mio comandante interregionale la settimana scorsa è stato in visita ispettiva al comando provinciale e alla tenenza di Sora e anche alla stampa ha illustrato quelle che sono le progettualità del corpo e quelle che sono le iniziative volte a realizzare anche delle sinergie con le amministrazioni locali. E iniziamo oggi con questa firma importante con il sindaco Mastrangeli che ringrazio personalmente e a nome del corpo e a seguire nell'ambito della provincia ce ne saranno sicuramente delle altre. Arriveranno tanti soldi del PNRR, arriveranno tanti soldi del PRFESR che sono finanziamenti europei, quindi parliamo di 36 milioni di euro e noi come amministrazione comunale vogliamo la garanzia di quello che è il controllo di un ente che è deputato a questo, che è la Guardia di Finanza.